Buongiorno a tutti, salve ragazzi. Allora, siamo qui per la vigilia di quella che sarà, per fortuna, l'ultima partita di questo girone d'andata. Io qualche giorno fa vi dicevo che ho un disturbo ossessivo compulsivo che mi fa impazzire nel vedere che il 2023 si è concluso, è iniziato il 2024, ma non si è concluso il girone d'andata. Perché ne manca ancora una che sarà la prima di Serie A del 2024. Queste robe mi mandano proprio fuori di testa, completamente fuori di testa. Prima di tutto volevo ringraziarvi, perché ho visto che gli ultimi tre contenuti a proposito proprio della sfida alla Salernitana sono andati, boom, una bomba, veramente una bomba. Quindi grazie mille, gentilissimi, perché tra commenti, visualizzazioni, like siete stati i numeri uno. Volevo anche informarvi che domani ho intenzione di non fare il solito contenuto pre-partita. Giochiamo alle 18, ricordatevelo, ma domani mattina vorrei parlare di una tematica diversa, differente, che riguarda proprio Massimiliano Allegri. La Salernitana l'abbiamo vista l'altro giorno, anche se ovviamente la Salernitana vista l'altro giorno a livello di uomini non sarà la stessa. E vi dico anche che nella conferenza di oggi da parte di Allegri mi aspettavo tantissimo, veramente tantissimo, rimarcato un concetto che invece non c'è stato, e cioè che non sarà la stessa partita, sarà qualcosa di diverso, bisognerà dimenticare, mettere da parte. Ovviamente Allegri ha citato tutti questi argomenti, ci mancherebbe altro, l'ha fatto, ma non con l'insistenza che immaginavo, cioè pensavo di assistere a una conferenza stampa completamente orientata su questo. Invece ogni tanto l'ha detto, ogni tanto no. Strano, almeno per quella che è la mia concezione, perché come vi dicevo l'altro giorno, io non posso non festeggiare, non esaltarmi di fronte a una partita del genere. È solo la Salernitana, sì, ma chi se ne frega? Tante volte io ho visto la Juventus contro squadre che non sono sicuramente irresistibili fare delle partite sicuramente non di livello. E quindi quando quelle rare volte accade, ecco, io mi voglio prendere tutto il buono di queste gare, voglio festeggiare, voglio essere contento, voglio anche cercare di sognare con la fantasia, perché se viene tolta questa cosa qua alla mente di un tifoso rimane poco e niente. Noi siamo tifosi e possiamo farlo, l'importante è che poi rimangano con i piedi ben piantati per terra dentro la Juventus. Però oggi basta, oggi siamo già in vigilia contro la stessa squadra, e se domani non rimaniamo concentrati, cito Allegri, che è stata l'ultima cosa che ha detto in conferenza, ci rompiamo le ossa. E allora dice Allegri: le insidie ci sono, giocare a Salerno non è mai semplice. Dopo la vittoria di Verona hanno ancora tante speranze di salvezza. La partita di Coppa Italia è stata a sé, domani sarà un'altra partita. Mi ha fatto ridere perché Allegri ha citato più spesso la vittoria di Verona nella conferenza stampa di vigilia di Coppa Italia piuttosto che in questa. L'ha citata una? Questa volta qui forse due, se andiamo a vedere meglio, però poco, pochissimo. E poi gli dicono: dato che Locatelli è squalificato, chi dovrebbe giocare al posto di Locatelli? E lui dice: domani dovrebbe giocare Nicolò Siccaviglia. Allora, parto da questo presupposto. Io mi aspetto Nicolò Siccaviglia titolare, ok? È quello che penso che sarà. Però Allegri, se facciamo l'analisi logica della frase, dice: domani dovrebbe giocare, non domani giocherà. Dovrebbe. Quindi potrebbe succedere anche qualcos'altro. Ripeto, secondo me giocherà Nicolò Siccaviglia, si confermerà il 3-5-2 con Hans davanti alla difesa, e sono anche contento di vedere Hans perché anche l'altra sera non l'abbiamo visto e giocherà contro una squadra che conosce perché ha giocato lì l'anno scorso e quindi sicuramente sarà contento. Però attenzione che non ha detto domani giocherà, ha detto domani dovrebbe giocare. La continuità sia Chiesa che Yıldız l'avranno, sia dall'inizio sia da subentrati. Anche l'altra sera con i cambi sono entrati giocatori che hanno fatto bene nell'uno contro uno come Weah e Yıldız. Sono cambi importanti, non va guardato solo chi parte dall'inizio. Ma nel calcio di oggi, e giocando anche giovedì, dovrò spezzare la partita a qualcuno. Cambiaso ha 38 di febbre, 38 e mezzo per esattezza. Difficilmente sarà della partita. Quindi non c'è Locatelli. Quindi non c'è Cambiaso, giocatori che sono effettivamente dei titolari veri e propri della Juventus d'Allegri di quest'anno, e quindi dovremmo anche essere bravi, no? A sopperire a queste assenze. Nulla di impossibile, ci mancherebbe altro. Abbiamo una rosa qualitativamente immensamente superiore a quella della Salernitana. Però è ovvio che poi quando hai degli automatismi, dei meccanismi, bisogna anche stare attenti a queste cose qui.
Ken non ha ancora fatto allenamento, è ancora indietro. Manca un po' di tempo per la ripresa, speriamo di riaverlo il prima possibile. Averli tutti a disposizione è un bene. Domani chiudiamo il girone d'andata e serve una partita migliore a livello di test rispetto a giovedì. Ci saranno difficoltà maggiori. Allora, a me è piaciuto l'atteggiamento a livello di test a giovedì. Devo dirvi la verità, perché la Juve che va sotto dopo un minuto e vince con 5 gol di scarto è un bel segnale. Anche se era solo la Salernitana, anche se era la Coppa Italia, anche se c'era il turnover, tutte queste cose comunque non vanno a cambiare il giudizio su quella cosa lì. Su Ken. Ken è... Sto leggendo nelle ultimissime ore che potrebbe aprirsi addirittura la possibilità di un prestito. Davanti siamo tanti con l'esplosione di Yıldız, eh? Diciamocelo chiaramente. E io vi ho sempre detto che per me la Juventus, per le squadre che giocano con un attacco a due, ha in assoluto il miglior reparto offensivo della Serie A. Con l'esplosione di Yıldız questa cosa è confermata ancora di più. Tant'è che arriviamo a pensare di poter far partire un giocatore come Moise Kean in prestito a gennaio. Vediamo, sicuramente 5 sono tanti, anche perché giochi questa settimana la Coppa Italia, sì, però poi fino ad aprile, mi pare, non la vedi più la Coppa Italia. Quindi dopo hai febbraio e marzo in mezzo di una partita a settimana. Quindi vediamo un po' che cosa succederà su Moise Kean, perché non mi stupirebbe una cessione di quelli lì davanti, perché davanti siamo tanti, siamo un po' scoperti dietro, a meno che non sia Mauremovic, non lo conosco, chiedo scusa, ma questo ragazzo che è stato convocato l'altra sera per la sfida in Coppa Italia, un difensore che vada a ricoprire anche un po' quella che era la posizione di Huijsen, e dopo parleremo di Huijsen, e a centrocampo secondo me ancora qualcosa manca, vediamo come vogliono strutturare questo mercato. Non è che si può pensare, noi dobbiamo lavorare, ecco, attenzione, qua è l'ennesima domanda che fanno ad Allegri chiedendogli se, cioè io scusatemi, però queste cose poi mi fanno anche un po' imbestialire, cioè se uno si presenta in conferenza stampa alla 19esima più una 20esima conferenza stampa dell'anno di Allegri, di partite ufficiali, e gli chiede ancora se l'obiettivo in realtà può essere qualcosa di più rispetto a quello che è, ragazzi, ma mi state prendendo in giro? Ma è possibile che i giornalisti debbano andare in conferenza stampa a chiedere ancora queste cose? Ma anche quando vedo i post partita nelle televisioni, DAZN, Canale 5, e ci sono le persone che vengono inquadrate mentre fanno sta domanda ad Allegri con dei sorrisi. Ma mister, ma non è che lei pensa allo scudetto? Ma basta chiedere ad Allegri dello scudetto! Basta! Non risponde! Se risponde dicendo che l'obiettivo è il quarto posto, anche se gli chiedi che ore sono, ma se gli chiedi ma l'obiettivo è lo scudetto, ancora stiamo lì a pensare che lui possa dire che lo scudetto è l'obiettivo? Oh, ma ragazzi, ma... andiamo lì per fargli una domanda a caso, per sprecare 5 minuti? Adesso io me la sono tenuta dentro per 19 conferenze stampa. Alla 20esima sentire delle persone che sono pagate per andare a chiedere se l'obiettivo può essere qualcosa di più. Oh, ragazzi, non ve lo dice! Non ve lo dice! Dice che l'obiettivo è la Champions, anche se gli chiedi vuoi il caffè zuccherato o amaro. Come possiamo pensare che vada a sbottonarsi? Se vuole parlare di scudetto lo fa lui. Oh, ma l'abbiamo capito come Allegri. Se vuole dire che l'obiettivo è lo scudetto, se mai lo vorrà dire in stagione, lo dirà lui. Stop, basta. Ma stiamo qui a perdere del tempo tutte le volte. E allora Allegri dice, non è che si può pensare, noi dobbiamo lavorare, è un percorso di crescita, stiamo crescendo, non bisogna esaltarsi, abbiamo fatto anche altre buone partite rispetto all'altra sera. Quella dell'altra sera è finita, domani ce n'è un'altra, poi c'è il Frosinone in Coppa Italia, un passettino alla volta, dobbiamo allenarci bene perché poi giochiamo per come ci alleniamo. Non vi risponde, anche se lui dentro di sé magari dice oh, io sono sicuro al 100% che vinceremo lo scudetto, avete capito che vi dice così? Oh, veramente, cioè ragazzi, veramente, veramente, adesso io sono bello paziente, ma ogni tanto poi... quando mi scatta, perché 1, 2, 3, alla 20esima bisognerebbe averlo capito. E se non l'abbiamo capito, va bene. Scelta migliore per Huijsen? Vedremo. È stata una scelta della società, del ragazzo e della famiglia. Vedremo. Conta il campo. Il resto sono tutte chiacchiere. Qui Allegri mi è sembrato un po' stizzito. Devo dirvi la verità. Qui Allegri mi è sembrato un po' stizzito.
sembra quasi che lui non sia contento della scelta fatta da Wisen. Dice proprio che è stata una scelta della società, del ragazzo e della sua famiglia. E dice due volte vedremo, dicendo anche che conta il campo e il resto sono chiacchiere. Non lo so, non mi è sembrato sereno di questa cosa. E poi gli chiedono invece di Yildiz e gli chiedono, secondo lei, mister, qual è la posizione migliore in campo? E Allegri dice, per me è una seconda punta tecnica, con dei gol nelle gambe. E fin qua mi ritrovo, mi rivedo. Poi dice, difficilmente potrà fare la mezzala, o almeno adesso non ce la fa. Allora la domanda che viene in mente a me è, ma perché dovrebbe farla? Cioè, per quale motivo Yildiz dovrebbe essere pensato come mezzala? Io, se devo pensare a un ruolo di Yildiz diverso da quello della seconda punta, lo vedo più come ala, no? Come giocatore che parte da sinistra e poi entra dentro il campo, come abbiamo visto fare in queste partite. Ecco, la domanda che mi faccio è: può partire anche da destra? Perché da sinistra l'abbiamo visto, parte bene e fa le cose fatte bene. Da destra devo ancora capirlo. Lui piace quella zona lì, quindi cerchiamo di capirlo, ma non capisco perché la mezzala. E ricorderete che quest'estate si era parlato di un Allegri che l'aveva provato mezzala durante la tournée. No, Yildiz non è un centrocampista. Yildiz è un attaccante. Poi bisogna capire dove posizionarlo meglio, dove può crescere, dove può sviluppare al meglio la carriera. Però sicuramente per me non è un centrocampista, o perlomeno centrocampista con compiti puramente offensivi, quindi ipoteticamente un trequartista nel 4-3-1-2. Quindi praticamente una punta. Ecco, poi qua Allegri ancora una volta si supera, perché qua, cioè, qui è il maestro. Perché ad Allegri chiedono, una domanda interessante, dicono, ma mister, però, prima vi dicevo, non bisogna chiedergli lo scudetto, però dicono giustamente, la Juve va a chiudere un girone d'andata con una proiezione impressionante, addirittura nelle Juve degli scudetti il girone d'andata a volte si chiudeva anche con meno punti. Quindi che cosa significa? E Allegri dice che queste sono supposizioni. Non si vive di queste supposizioni, si vive di fatti. Queste sono supposizioni. Prendere i punti della Juventus e proiettarli per due per capire a quanto potrà girare la Juventus con una proiezione fatta sul girone d'andata, quella è una supposizione. Però dice l'Inter gioca tra poco, tra un'ora, ha possibilità di andare a 48 con proiezione 96. La proiezione sulla Juve è una supposizione, la proiezione sull'Inter 48 con proiezione 96 è un fatto meraviglioso, cioè veramente io non posso dire altro se non meraviglioso. Qualcuno l'altro giorno mi ha criticato perché continuavo a dire che su questa roba qui è meraviglioso, ma ragazzi, cioè lui è un mago su questa cosa qua, eh. Cioè non prendiamoci in giro. Io non conosco tante persone, non ho sentito parlare tante persone che riescono veramente a mentire, perché queste sono bugie. A mentire con questo talento, con questa faccia da poker. Cioè, io non so Allegri quanto possa essere forte a giocare a poker. E lui stesso, settimane fa, ci ha detto: i miei amici mi chiamano Pinocchio. Quindi, e Allegri dice: noi dobbiamo chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi, per aumentare il distacco sulle quinte. Per aumentare il distacco sulle quinte. E voi andate ancora in conferenza stampa a chiedergli se l'obiettivo può essere qualcosa di più? Noi possiamo, vabbè, siamo lì, 2 punti dall'Inter, che proiezione 96, e noi dobbiamo chiudere il girone d'andata per aumentare il distacco sulle quinte. E voi andate in conferenza stampa a chiedergli qualcosa di più. In 19 partite, se riuscissimo a mantenere il vantaggio sulle quinte, sono 5 partite in meno che te devi perdere e gli altri devono vincere. È una questione di numeri. E poi, per non farci mancare nulla, questa risposta dice: per un discorso tecnico, economico e di valore dei giocatori, l'obiettivo della Juventus è giocare a Champions l'anno prossimo. Non abbassiamo la guardia, nel calcio può succedere di tutto, l'unica cosa che conosco è lavorare per fare bene. Chiedeteglielo ancora. Io se fossi in voi andrei alla conferenza stampa di vigilia della sfida al Frosinone in Coppa Italia a chiedergli: mister, ma l'obiettivo in campionato potrebbe essere qualcosa di più? La Juve punta allo scudetto, oppure nel post partita di domani di Salernitana Juventus, una bella conferenza stampa post partita di un'emittente televisiva, chiedetegli: mister, l'obiettivo può essere lo scudetto? Se oggi l'Inter perde, domani la Juve vince, la Juve va più uno, diventa campione d'inverno e quindi riproiezione tutta la sua parte, Allegri ti dice che devi guardare a distanza dal quinto posto.
Ok? Passata questa cosa, passato questo concetto, beh, speriamo. Speriamo. Domani rientrerà Bremer. Gatti ha 50 partite nella Juventus, non deve riposarsi. È giovane e ha molta energia. Danilo ha bisogno di giocare. Più gioca, e meglio è. Danilo, Rabiot e questi calciatori sono abituati a giocare una volta ogni 3 giorni. Più giocano, e meglio è. Weah con la Roma ha fatto una buona partita. Anche l'altro giorno ha subentrato. Può giocare titolare. Poi abbiamo Ealing, che ha fatto una buona partita. E infatti Allegri poi dice, sul piano della corsa. Poi era da un po' che non giocava e ha sbagliato cose che di solito non sbaglia. Qui non se l'è sentita, prima dicevo uno che mentire, non se l'è sentita qua di mentire fino in fondo. La squadra sta bene, bisogna cercare di migliorare. Il valore aggiunto, la Juventus deve averlo per forza, perché per arrivare in fondo alla stagione non servono solo 11 giocatori. Quindi il discorso della convivenza Chiesa-Ildiz, che oggi è una tematica, secondo me deve diventare una tematica per l'unione di questi due calciatori, non per l'alternanza. Dobbiamo mantenere l'intensità alta nelle partite, bisogna che tutti siano coinvolti. Poi Allegri dice una cosa molto bella e dice, oggi è un anno che è scomparso Vialli, a memoria forse ieri, lo ricordo con affetto, personificava al massimo il valore del gruppo e della Juventus. Fuori l'io, dentro il noi, che è la cosa più importante. Questo gruppo sta facendo cose importanti, perché gli obiettivi personali sono messi a disposizione della squadra. Non ho mai visto squadre vincenti senza un gruppo solido, soprattutto la Juventus. Questa è una frase veramente molto molto bella. C'è poco da dire, questa è una frase veramente molto bella e che descrive, secondo me, molto bene Vialli, per come me l'ha raccontato mio papà, e che fa anche un bel complimento al gruppo squadra della Juve di quest'anno. E poi dice, Vlahovic sta facendo bene nelle ultime, Milik l'altro giorno ha fatto una buona partita, domani potrebbe rientrare Vlahovic, devo valutare, perché in questi 3 giorni ogni 3 ore a qualcuno viene l'influenza. E poi Allegri finalmente, secondo me, si rende conto che non ha marcato a fondo, nel dettaglio, un determinato concetto, e allora lo dice nel finale, cambia proprio tono e lo vuole sottolineare, e dice, la partita è molto, molto difficile ed importante per noi, quindi se andiamo giù a Salerno con la testa giusta abbiamo buone possibilità, altrimenti rischiamo di romperci le ossa. E secondo me davvero qua Allegri si è reso conto che l'aveva detta troppe poche volte questa cosa qui, e quindi c'era questa necessità di insistere sul concetto. Non lo so, magari mi sto facendo un viaggio io, ma io l'ho percepita così. Signori, fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Ci vediamo domani in mattinata, abbastanza presto, così vi faccio la giornata, la domenica ve la faccio iniziare mentre pucciate i biscotti, vi bevete il caffè latte con un contenuto. Oggi mi ero dimenticato, ma buona Pasqua, sì, va bene, ciao Luca, sì. Buona Befana, buona Epifania, che tutte le feste si porta via, sono già proiettato a Pasqua, perché magari lì avremo davvero dei dettagli maggiori su quella che sarà la corsa a scudetto. Basta fare le domande ad Allegri su sta roba, che io poi mi proietto a Pasqua. E niente, buona giornata, passatela in serenità, se riuscite gufiamo un pochettino l'Inter, perché non mi dispiacerebbe, e ciao!